Ora scusiamo per l'interruzione, ma riprendiamo dove stavo. Allora riprendiamo il discorso per l'interruzione. Sì. Allora abbiamo detto che l'Europa deve trovare un punto di unione nel fare una politica estera in comune, ma per fare questo ci vuole una classe dirigente europea che veramente ama il proprio paese, siano essi capi di governo che presidenti. E in base al una volta che loro sono andati in questa forma di governo, ogni nazione per conto proprio, per la sua storia, per le sue tradizioni, eccetera, bisogna che, fare in modo che questi capi di guerra si incontrino e facciano una politica estera in comune. Cioè l'Europa, come ha dimostrato nei secoli passati, comunque è stata importantissima per la storia del mondo, e deve rientrare un'altra volta al centro della storia e non mettersi in un angolo per fare un piacere agli americani. E questa è la cosa ecco che punto. Allora, un piacere la fanno infatti la classe dirigente che si fa corrompere, comprare da potere politico economico militare americano. Io ben chiaro, non parlo del popolo europeo, perché il popolo europeo sto vedendo che nella stragrande maggioranza, sia in Spagna che in Francia che in Germania, ma anche in Inghilterra, sono stufi di questa politica, sono stufi di questa crisi e sono stufi anche di essere presi in giro. E quindi vuol dire che bisogna cambiare anche la gente più semplice. Anche la gente più semplice ha cominciato a capire che tutta la questione è stata voluta, è stata organizzata da loro signori. Allora appunto dicevo che l'unificazione europea, che è stata voluta da una classe dirigente in prevalenza democristiana a livello europeo, per chiuderla con queste guerre fratricide che hanno insaguato l'Europa per millenni, e questa classe politica poi al momento opportuno si è fatta fregare, perché al momento opportuno sono subentrati loro signori, i quali hanno creato tutta una serie di sovrastrutture atte a mettere questa Europa nelle mani, nelle mani del potere finanziario globalista. Esatto. Questa è la questione. È vero, bisogna uscirne fuori. Noi dobbiamo uscirne fuori, e a questo punto bisogna, a mio avviso, ripartire dai grandi europeisti italiani, a cominciare da Mazzini. Noi gli europeisti ne abbiamo avuti moltissimi. Basterebbe ritirarli fuori. Mi viene in mente una cosa. Basterebbe ritirarli fuori. Dimmi. Senti, mi è venuto in mente un pensiero. Te lo dico qui perché cioè, viene dal passato, viene da 71 anni fa, ma per me riguarda anche adesso, anzi da 72 anni fa, o meglio 73 anni fa. Quella vecchia canzone che fu fatta nel 40, durante la nostra guerra d'Africa, che diceva la fine dell'Inghilterra comincia da Jarabundo, adesso si può cantare che la fine dell'America comincia dalla Siria. È verissimo. Perché, è verissimo. Perché sulla Siria non possono più barare. Allora, ci sono dei fatti molto chiari, inequivocabili. Ormai è certissimo, ripeto certissimo, che Assad non ha usato le armi chimiche contro il suo paese. Sì, ma non ci crede nessuno. No, infatti. Che a quelle balle che racconta Obama, ma io non mi ci crede nessuno. Io mi rivolgo a quelli che ancora leggono il giornale del cavolo, come Repubblica, quello della Sera, il giornale di regime che ormai, guarda, è una poltiglia, che io non leggo più da tempo in memoria. Ma quei giornali, ricordati, sono comprati per leggere gli articoli sulle partite di calcio. Ma sì, anche quello. Per vedere il cinema, sì. E qualche volta vedere i programmi televisivi, invece crede che qualcuno legge gli articoli di Fiamma Nierenstein. Ma per carità, perché sarebbe una sconcezza anche pulirsi il culo ma questo con è chiaro. Questi articoli. Ma quello dicevo io, che la gente deve pensare a questo fatto, non può, cavoli, mandare il cervello alla massa e offendere se stessa. Allora qui si sta facendo una cosa gravissima. Allora abbiamo già un esempio di quello che è accaduto in Iraq, che con le balle questi qui hanno distrutto un paese, che è mio cugino, che ha lavorato lì per 3 anni, dall'80-83, e ha avuto contatti anche dopo, ma ha detto che era un paese veramente che sta diventando moderno. L'Iraq è stato Saddam Hussein,
stato qualche stato, però ha fatto tantissimo per il suo paese, era un paese moderno e l'hanno distrutto. Certo. Distrutto con dei pretesti bastardi. E modernizzato. Esattamente. Cosa che loro non vogliono. No, infatti, non vogliono. E questo, infatti è ancora l'Iran, perché non vogliono che sia autonomo e che sia quello che sia quel grande paese che è, non lo vogliono, è la stessa cosa. Allora la gente o capisce questo oppure si deve suicidare a questo punto qua, perché non trova altra, cioè capisci che i fatti sono talmente gravi che continuare a negarli, io guarda, quando vedo i giornali cambio canale, perché è uno schifo l'informazione, è uno schifo pazzesco. È una cosa vomitevole, cioè che non si dicono allora, queste cose. Io vorrei che un giornalista della RAI, di Mediaset, della 7 dicesse: ragazzi, vi stanno prendendo per i fondelli, cara gente. Cioè, nel senso che qui si fa fare una cosa, ma veramente, perché guarda che qui, tu vuoi l'impossibile. Non si può scherzare. Come? Tu vuoi l'impossibile. Lo so che è impossibile, ma io vorrei che qualcuno tra quelle migliaia di pennivendoli, mantenuncoli, almeno uno dignitosamente, che un giorno appare uno schermo, stracci il copione e dica quello che bisogna dire, e questo sarebbe fatto rivoluzionario importante l'Italia, e non farlo dire sulla stessa notizia. Questo voglio dire, capito? L'Italia è uno stranissimo paese, dove lasciamo perdere, no? anche quei giornalisti che fino a poco tempo fa hanno dato prova di essere liberi pensatori, anche adesso, e parlo tanto per parlare di uno, Massimo Fini, per dire, sì, anche adesso oscillano, capito? Invece sì, io so accentuare... perché sono tutti, cioè, io vorrei che prendessero l'esempio di quel grande eroe del giornalismo italiano, che nessuno nomina, ma che io dico grande eroe perché ha rischiato la vita per 4 volte di essere ammazzato per aver detto le verità sacrosante. Mi riferisco a quel grandissimo combattente giornalista che è Gianni Lannes. Ripeto, certo. Gianni, ecco, il quale ultimamente anche su Ustica, abbiamo mandato anche a te l'articolo, ha detto le cose veramente incredibili, che per me sono verissime. Perché lì certamente ci fu un attentato alla nostra sovranità, lì un governo estero viene da noi per commettere un crimine sul nostro territorio, che sta ammazzando un capo di Stato, cioè Gheddafi, che quello volero, piacendo o non piacendo, comunque era lì, era ammazzato il suo popolo libico, era comunque sostenuto. Allora... No, vabbè, ma anche lì, ma quello è l'esempio tipico, però attenzione, quello è l'esempio tipico del doppio gioco che fa sempre l'Italia, perché ricordiamoci che Gheddafi fu preventivamente informato avvertito, dai nostri servizi segreti. Meno male che i nostri servizi segreti lo avvertirono. Meno male, finalmente in Italia c'è ma fanno sempre che... così. No, meno male. Io vorrei che quei servizi. È quello che stavamo dicendo prima. Sì, ma infatti l'Italia fa questi giochi, fa il doppio e il triplo gioco. Sì, lo so, però voglio dire, è ora di uscire da questa ambiguità, cioè di essere un paese serio. Questo è il punto, non si può andare avanti così. Senti Giorgio, allora dobbiamo chiudere qui. No, vorrei concludere, perché qui c'è una cosetta simpatica. Dobbiamo chiudere perché il tempo è già superato. Tu parli della situazione italiana, è bene che si sappiano anche queste cose, mi senti? Sì, come no, dimmi l'ultimo pensiero. Sì. Ecco, sì, l'ultimo pezzettino è simpatico, perché è questo, che è un libricino molto interessante, che è preso dalla pillole situazioniste dello spettacolo. Ci sono tante frasi molto interessanti di tanti autori. Allora, uno di questi autori ha espresso una sua opinione che è veramente molto interessante e ci mostra come certe cose ci sono, si verificano, ma vengono anche analizzate. E io mi riferisco al buonismo. Se come che si chiama John Zerzan definisce il buonismo, ecco perché l'ho fatto vedere, perché siccome qui fanno tutti sfoggio di buonismo, non se ne può più di questi miele che cola da tutte le parti, no, di questa mellifluidità che tanto indignava Federico Nietzsche, e adesso c'è una definizione del buonismo che calza esattamente qual è il ruolo e la funzione di questi buonisti. Sì. Il buonista è il peggiore nemico del pensiero tattico e analitico.
devi essere conciliante, non devi permettere che qualche idea radicale turbi il tuo comportamento personale. Accetta i metodi preconfezionati e i limiti dello strangolamento quotidiano. Bello. La deferenza introiettata, la risposta condizionata allo stare alle regole, quelle dell'autorità. È questa la vera quinta colonna, quella che sta in mezzo a noi. Nel contesto di una vita sociale bistrattata, che richiede una soluzione drastica, il buonismo diventa sempre più infantile, conformista e pericoloso. Non può offrire gioia, ma solo maggiore routine e isolamento. Il piacere dell'autenticità esiste se si va contro la tendenza della società. Il buonismo ci fa stare ognuno al suo posto, ci fa ripetere confusamente ciò che dovremmo aborrire. Smettiamolo di fare i bravi davanti a questo incubo e a tutti quelli che ci impediscono di uscirne. Future primitive ed are SS. Bene. Dice Futuro primitivo ed altri saggi di questo Bene. Autore che, ripeto, si chiama John Zerzan. E mi sembra che questa sia stata la denuncia di qualcosa che apparentemente è una cosa semplice, si presenta buona, da buon cristiano, no? Oppure da buon cretien, cioè da buon cretino. Buon cristiano. Ma nella realtà è una delle peggiori ossessioni nei confronti di qualsiasi uomo che aspiri a levare la testa dalla melma in cui vogliono farlo tenere sottomesso. Va bene, con questo e chiudiamo per oggi. Radio Londra, o meglio Radio della Libertà, ha parlato, speriamo che Radio della Libertà ha parlato, e quindi vediamo un po' chi ci ascolta. E saluto a tutti e Giorgio, allora alla prossima, domani, per un altro tema. Sì. E seguiamo sempre, diamo d'occhio quello che succede nel Mediterraneo orientale, cioè la Siria. E buona sovranità, e buona anche a te, sovranità a tutti. Anche a te e a tutti. Ciao, sta bene. Ciao.